Le nuove Homa Special Fit, realizzate in Phylon per un maggior comfort, sono meravigliose. Come il coraggio di poter scegliere in libertà. Buonasera, buonasera, ben ritrovati in Correre per Sport. Alberico, ci siamo anche caro questa capitano. Prima puntata del Eccoci mese qua. Di maggio. Si comincia a sentire già il profumo dell'estate. Assolutamente. Un fine sì. settimana scintillante con tante gare. Ma tu? Io sono impegnato di nuovo in cerimonie. Saluto la mia piccola polpetta che domenica farà la prima comunione. Giustamente, allora sei giustificato, ecco perché non eri in nessuna delle gare dove siamo stati e in ti giro. Ringrazio dell'assist. Andiamo a presentare i nostri ospiti. Torna con noi Gianluca Lufrano, ormai ciao Gianluca, ciao. Ti avevamo di casa, ormai di casa, ormai sei di casa, sì. E tornerai sempre più spesso perché l'altra volta Speriamo. Ci hai stupito con le tue statistiche, innovazioni, quant'altro sì. ancora. E oggi domenica sei stato a Manoppello sì. a fare le iscrizioni e classifiche, dove ho fatto tutto io praticamente, dalle preiscrizioni ho ricevuto tutte le email, alle iscrizioni durante la gara, alla classifica, una bella eppure bella anche il post gara, perché dopo chiaramente allora, certo. c'è anche il post gara, cioè nel senso il cosiddetto terzo tempo sì, a mangiare con qualcuno che ti telefona, ti chiama, controlla, verifica, c'è cioè, sempre insomma questo. Se promosso Roberto, se abbiamo parlato, lui ha fatto l'iscrizione alla gara, la scarpinata delle Abbazie, 20ª edizione, accanto non potevamo che avere il vincitore. Ciao bisogno Alessio, buonasera. Buonasera, ben arrivato, grazie, felice come una Pasqua, anche se Pasqua è passata da poco, perché per te è la prima vittoria del 2017, e che vittoria su un percorso molto, molto insidioso, molto duro come Manoppello, bellissimo, una bella soddisfazione. Io ho detto agli amici organizzatori, Alberico, di far sì che quella manifestazione diventi nel tempo una non competitiva. Perché c'era veramente, era veramente un percorso bellissimo da potersi fare. Tu sicuramente hai potuto ammirare poco di quello che qualche c'era scorcio, in giro. Qualche scorcio, sì, dai, diciamo qualche scorcio. Poi qualche ero impegnato scorcio nella gara. L'hai visto pure tu. Luigi Chiodi, buonasera. Ci siamo buonasera. Con la 38ª edizione della Su e Giù buonasera. Per Giulianova. Oltre che le gare del settore siamo giovanile. Siamo arrivati a 38. 38, Su e Giù. Che in effetti, dottor Segone, buonasera, ben arrivato anche a lei, dottore della manifestazione, nonché dirigente di questo importante gruppo. Luigi Chiodi è il direttore tecnico. Adesso l'avete perfezionato sul volantino. Cosa sai dire? Dillo tu. Pelinzò e Pelignò. Pelinzì e Pelignò. Beh, insomma, comunque bravo. Ci ho provato, dai. Anche perché il dialetto giuliese è stretto, è unico. Fantastico. Beh, ogni volta che tutti... vado fuori me lo porto con me con alcune battute che voi sapete di già. So. È come dice Aminga l'ufficio di collegamento che arriva il cinese, il top, no? Ti Chiaming. Bene. Alberico, andiamo allora con il nostro... Guarda, già c'è il tablet acceso. Sì. Anche oggi ci dovrà stupire con delle altre novità, no? No, fermati. Oggi no. Allora, abbiamo provato a fare una statistica, nonché
una classifica senza l'aiuto di Gianluca e abbiamo capito che è già indispensabile. Per cui Gianluca oggi viene a presentare quelle che sono le classifiche del circuito Corri l'Abruzzo, poi la novità assoluta del suo lavoro statistico, ma a fine trasmissione. E direi allora, Gianluca, presentiamole subito. Sì, vediamole subito. Fondamentalmente ricalca tutto quello che c'è stato nel passato, qualche piccola novità. E che sono già pubblicate sul sito Atletica Wisp Abruzzo. Le classifiche sono già disponibili sul sito e io ho già fatto degli aggiornamenti alla gara di Manoppello, per cui adesso sarà disponibile sul sito anche quella gara di Manoppello. Quello che abbiamo migliorato è un po' la grafica, perché ho cercato di renderlo più leggibile sostanzialmente, per poter dare a tutti un po' la possibilità di controllare quelli che sono i risultati dei punti. Diciamo subito che sono tre le classifiche che sono già sul sono sito, già, che abbiamo velocemente già intravisto. Sono già aggiornate a Manoppello? Sì, le ho già aggiornate a Manoppello, perché le hai aggiornate perché sapevi che venivi qua, no? Sì, un po' per quello sicuramente, ma un po' perché vorremmo dare un servizio abbastanza veloce, perché le gare che sono del circuito di quest'anno sono tantissime, per cui se perdiamo un po' i colpi man mano, chiaramente non è efficiente il servizio. Tra l'altro, la cosa interessante che mancava nella prima pubblicazione è proprio il riparto dei punteggi gara per gara. Sì, nel primo tentativo originario che è stato fatto per elaborare le classifiche, in effetti mancava il dettaglio. Io credo che il dettaglio sia importante, perché se tu mostri solamente il totale dei punteggi, poi però se ci sono errori, se ci sono omissioni o qualunque altro problema, effettivamente non puoi riscontrarlo. Per cui che poi ho visto che è molto importante questa classifica, perché tutti vogliono vedere i punti. A proposito di tutte le classifiche, ho visto Gianni che ha fatto vedere l'elenco delle società iscritte, abbiamo visto sono fino a un certo punto, grazie Gianni, se riusciamo a vedere quante ne sono. Ne sono tantissime. Tu, praticamente l'elenco deriva dagli iscritti, chiaramente, che io ho riportato, ho estrapolato gli iscritti, ma ne saranno tantissime. Quest'anno due pagine di elenco, quindi tra l'altro quest'anno colgo l'occasione per ribadirlo, abbiamo fatto una grande promozione per quello che riguarda l'iscrizione per società, quindi le società possono beneficiare di una quota forfettaria per iscriversi, anziché pagare i famosi 5 euro per atleta e quindi avere una riduzione dei costi molto importante. Considerando tutto questo, per cui si deve essere anche molto efficiente, perché noi vogliamo dare un servizio, chiaramente. E io penso che... Anche perché noi abbiamo Gianluca Lufrano, cosa che non avevamo intuito negli anni scorsi. No, ma lui secondo me si è intuito da solo. Non l'ha intuito nessuno, neanche io l'avevo intuito. No, vabbè, diciamo che mi piace fare questo... Secondo me ha fatto come lo speaker, che si è riciclato, visto che non poteva più... No, è un modo per uscire un po' dalla routine, per fare qualcosa che è di diverso, per partecipare, per dare a tutti la propria esperienza, la propria capacità. È una cosa diversa. Bella iniziativa. È bello, sì, no, mi piace. Poi si coinvolge tutta la famiglia, quindi... E io penso che questo servizio debba essere veloce, perché le gare sono tante, quindi per cui di volta in volta tutti vogliono vedere i risultati. No, anche perché... c'è un altro discorso, che se uno va a vedere si trova 3-4 gare indietro, non ci va più neanche. È chiaro. No, ma poi anche perché se ci sono dei problemi, poi correggerli comincia a diventare tantissimo, anche perché le gare con i punti sono più di 60. Tenevo a specificare, perché ce lo chiedono spesso e approfitto della trasmissione anche per questo motivo, è ancora possibile iscriversi fino a luglio, ovviamente noi chiediamo di iscriversi prima possibile, chiunque si iscrive comunque fino a luglio gli verrà ricostruito tutto il circuito. Sì, quindi il lavoro più grande e poi più grosso è quello di ricostruire quello che è successo. Saresti contento tu se arriveranno 50 iscritti a luglio, insomma. Considera che se vedi dalla classifica di iscritti, finora ne sono 1800, se vedi i nominativi. E se fai 1800 iscritti per 67 gare, chiaramente comincia a diventare impegnativo. Per fare questo ho dovuto fare un programma apposta, ho dovuto realizzare un software apposta, quindi ora ci devo... come diceva Alberì, proprio per poter essere veloce, per tirare fuori questi dati. E le classifiche sono tre. Una è quella generale, quindi è più punti hai preso e più in classifica. Poi c'è quella di categoria, che stiamo vedendo adesso, che praticamente rimette in ordine tutte le categorie, i partecipanti e i punti presi in ogni gara, perché chiaramente. C'è una cosa importante da dire, che qui vediamo solo gli iscritti alla WISP,
chiaramente, certo. Perché alle gare hanno partecipato pure quelli che non sono iscritti, per cui man mano maggiore. E bene, poi la classifica delle società. Torneremo a parlarne. Alessio, una vittoria costruita lungo il percorso, quando è che hai capito che... Io... Anche se il secondo classificato, Marco Mancini, è tornato sotto il giovanissimo atleta, la categoria M16, che sta crescendo, nonostante ha avuto un infortunio quest'inverno. Sì, la gara di Manoppello l'ho costruita all'incirca dal quarto quinto chilometro e ho cercato di condurre la gara in solitudine o quasi, perché poi appunto Marco Mancini si è fatto sotto e ha cercato di insidiarmi, come è giusto che ha fatto, ed è secondo me un grandissimo atleta che può solo crescere. Sicuramente. Sì. Tra l'altro facevo questa considerazione, una gara che si adatta molto a due crossisti, diciamo, sì, di proprio naturali come voi due, e quindi avete primeggiato in una gara che insomma è stata sofferta un po' da tutti. Beh, veramente un percorso dove c'è di tutto e di più. È una gara adatta alle nostre caratteristiche sul piano muscolare sicuramente e anche sulla ritmica, diciamo. Complimenti per un altro discorso che un'altra cosa che voglio dire su di te è che sei un atleta che si sa gestire sia in gara che nelle gare, nel senso che, come si suol dire, non sei il cacciatore che spara a tutti gli uccelli che incontra per strada. Sì, poi non è neanche facile, diciamo, lo so, certo. Io il segreto è la costanza paga la lunga, diciamo, certo, in ogni gara. Vogliamo ricordare chi ti segue? E chi ti consiglia? Mario De Benedictis, che oramai da 10 anni che mi segue, mi stima tantissimo, io stimo tantissimo lui. E tra l'altro pochissime puntate fa è stato nostro ospite e aveva predetto la prima vittoria a breve di Alessio Bisogna. E sappiamo di Mario De Benedictis che è un grandissimo tecnico, prima di tutto ha seguito il fratello Giovanni, che ha portato anche la medaglia a casa alle Olimpiadi, Giovanni. Ma non dimentichiamo che sia Mario che Giovanni sono stati anche a livello di corsa da ragazzi, degli atleti molto, molto, molto validi. Rivero, Luigi, ne ricordi bene sicuramente, tu che sei organizzatore di tante bene gare, e tu con il tuo gruppo, Logica G, che G sta anche per gioventù, giovani, oltre che per Giuliano. Quando eravamo giovani, sì. No, nel senso che curi i giovani, pertanto tutti i giovani che sono diventati atleti veri sono passati per le gare del settore giovanile dove tu sei stato sempre. È chiaro, quando stavi parlando di Benedictis, vi ricordo che erano ragazzi sia Giovanni che Mario. Giovanni, tra l'altro, scusate se è... ha iniziato a marciare per la riabilitazione in un giorno che ha una gara podistica, dopo la gara cadde con la bici, si fece male, si ruppe una gamba e per riabilitazione. Cominciò di lì. Non si è più fermato. Però il dubbio... Trova una sua dimensione. Chi dice che sarebbe diventato fortissimo anche con la corsa? Certo. Comunque. Questo... Vabbè, ci ha dato soddisfazione importante con la marcia. Ha dato soddisfazione con la marcia, certo. Quindi si è realizzato questa specialità. Quanti ragazzi hai visto transitare nel tuo gruppo? Ho perso il conto, ma penso così, a lunga di naso un 4-5 mila minimo. Mamma mia. Minimo. Ma secondo me anche forse di più. Anche perché, Dio, se uno tiene conto dei ragazzi che fanno 2, 3, 4 anni è un conto. Chi fa un'intera categoria, per esempio fa 2 anni ragazzi, cadetti, ma chi viene magari un anno, viene 6-7 mesi, poi magari non viene più, se contiamo tutti questi è un esercito veramente. Siete riusciti a farvi fare anche una pista di atletica a Giulianova, soprattutto per quello. Siamo riusciti all'epoca a farcela fare, oggi non riusciamo a mantenerla però purtroppo. Consuma troppo. Non riusciamo a mantenerla perché la pista di Giulianova purtroppo la federazione ci ha limitata l'omologazione, quindi non potremmo organizzarci più gare a un certo livello, ma solo gare giovanili. Per via del fondo probabilmente. Sì. Per via perché del fondo, ma un più che altro bellissimo. Per via, no, ma più che altro per via degli anni di usura. Sì, certo. Di usura, no? E di conseguenza noi possiamo anche chiedere la riomologazione dell'impianto, però siamo sicuri che non ce la riomologano a quelle condizioni, perché anche
Solo uno che entra lì e che ha fatto il farmacista fino a ieri dice oh che bella pista che avete. E per un restyling non se ne parla. Ma restyling non se ne parla, attualmente non se ne parla, purtroppo no. Pertanto rischiamo che il meeting di Città di Giulianova quest'anno vada. Ma io non voglio dare ancora la notizia ufficiale, ma per un anno non ci sono grosse possibilità che si possa fare. Vuol dire che faremo un anno sabbatico questo. O magari dedicato completamente alle categorie giovanili. Ma quello infatti, sicuramente, questo, ma quello sicuramente dall'anno come istituzione prossimo. Noi miriamo a questo. Esatto. La nostra prossimo. Mission, diciamo. Ma noi dall'anno prossimo puntiamo sicuramente, anche perché se l'amministrazione comunale, come pare che voglia fare, ce lo ridanno in gestione, in quanto hanno fatto il bando e siamo stati gli unici a rispondere, di conseguenza dovremmo rigestirla noi l'impianto e quindi possiamo fare delle piccole spese, piccole restyling per metterlo in condizione da poter quantomeno farci le gare anche del settore cadetti, insomma, i lanci per esempio, noi non possiamo fare i lanci. Giusto. E quindi magari per il prossimo anno poter pensare di poter rifare un meeting decente a livello giovanile. Dottor Vincenzo, tralasciamo per il momento la gara a clou, visto che stiamo parlando di ragazzi, perché la domenica viene anticipata da una da serata, un sabato, di un pomeriggio di, sabato, di festa, sì. L'avete chiamato voi per, sì, di festa dei ragazzi. Per il settore dei ragazzi della scuola materna, elementari e medie, quindi tutti un range abbastanza ampio, dove i ragazzi prenderanno visione della pista rossa. Io quando ero ragazzino io la vedevo in televisione questa pista, poi non ricordo quando poi la televisione era bianca e nera, colore, quanto è bella sta pista, la sognavo io questa pista. Già in bianco e nero. Già in bianco e nero avevo un'idea. E quindi questi ragazzini si cimenteranno a correre sulla pista, a giocare l'area sul prato, che è pure spelacchiato tra virgolette in questo periodo. E poi saranno ricompensati con un'abbondante merenda e con la solita medaglia che accontenta tutti. Quindi questo impatto, faremo in modo che questo impatto, specie con i più piccoli, sia positivo, certo. Che possano ricordare che esiste una pista di atletica, Giulianova, parlo in Giulianova, posso parlare in generale per i bambini e per i ragazzi, affinché intraprendano questa attività, l'atletica è una bellissima attività, attività millenaria, certo. Il grande atleta ce lo può, diciamo, assolutamente. Per cui, oltre ad altre attività sportive che non vogliamo penalizzare, sono bellissime. A proposito di altre attività sportive, lì c'è anche un l'atletica campo. È un qualcosa, lì c'è l'elemento, la persona, è lui che compete con gli altri. Ma sicuramente nell'atletica c'è nell'atletica, anche una crescita proprio fisica e fisiologica che può portare a grandi risultati. A grandi risultati. Solo in pista può succedere, certo. Secondo me. Esatto. Quindi parlavamo di altri sport, ricordiamo che giorni fa a Giulianova avete avuto il mitico, leggendario Gianni Rivera. Gianni Rivera, abbiamo organizzato insieme Ecologica G, certo. E amici Giuliesi per sempre, che è SD Giulianova Calcio, questa serata con la presenza di Gianni Rivera, ma con la presenza di altre personalità delle quali sì, si può parlare, certo, Luigi. Che hanno praticamente, questa è stata l'attività sportiva, i giovani, e come i giovani devono avvicinarsi a questa attività e come lo sport debba essere vissuto, senza aspettative strane, economiche. Ecco, come purtroppo il comportamento genitoriale, i genitori come devono comportarsi con i propri figli. E di questo comunque lui ne può parlare meglio. Luigi Chiodi, visto che stiamo per ripassare a Lufrano, e Lufrano c'è una famiglia di atleti, ma soprattutto di figli che sono ancora giovanissimi e fanno le gare del settore giovanile, chi non viene sabato pomeriggio, domenica mattina che fa? I giovani. Può gareggiare. Può gareggiare lo stesso, un bambino, un ragazzino, faremo... Ma oddio, il pomeriggio di sabato è dedicato a tutti i ragazzi, okay. E quindi io sono stato uno dei primi a dividere, a scindere le due manifestazioni, perché io credo fermamente nei giovani, nei ragazzi, e la dimostrazione è lampante nella mia associazione sportiva che cura principalmente i ragazzini, perché il ragazzino se lo portiamo a gareggiare non lo possiamo prendere in giro e non lo possiamo schiacciare, comprimere con una manifestazione dedicata poi ai master e agli adulti, certo. Perché gli adulti hanno il loro devono avere il loro spazio, il loro momento importante,
e i ragazzi lo stesso. E molte volte siamo costretti a far partire delle gare alle 10, 10 e mezza per mandare a casa la gente. Teniamo conto di uno che fa 100 km per andare a gareggiare, torna a casa alle 3 di pomeriggio, quindi mette in crisi tutta la famiglia. Allora noi abbiamo detto, noi ci teniamo ai ragazzi, allora gli dedichiamo un pomeriggio intero, il sabato. Perfetto. Ovviamente io parto con i miei ragazzi a fare le gare, e Alberico lo sa benissimo, i sabati e le domeniche, i weekend andiamo fuori. Bene, una società sportiva che vuole curare i ragazzi, sabato parte. No, io dicevo, e ne approfittiamo la possibilità che ci dà la WISP, ne possiamo parlare e divulgare la notizia. Sì. Qualora la domenica mattina si presentassero 10 genitori con 12, 14, 15 ragazzini. Ma noi li facciamo gareggiare, faranno la facciamo un giro della pista, la possiamo far fare mentre potranno fare un giro della pista, ma sicuramente, cioè noi non è che vietiamo assolutamente a nessuno di partecipare. C'è una passeggiata di 5 km che volendo c'è una passeggiata di 5 km che noi stiamo rilanciando molto quest'anno, perché da un po' di tempo sono usciti questi gruppi di passeggiatori, di specie camminatori nel vostro territorio. A Giulianova nel giro di 4 mesi si sono ritrovati in 300-400 a passeggiare. Sì, io ieri sera sono stato a propagandare la nostra manifestazione. Erano 300-350 persone che mi stavano ad ascoltare, i quali ovviamente io a questo punto li ho invitati a preiscriversi, certo. Altrimenti domenica mattina diventerebbe anche in crisi. C'è uno slogan dalle parti loro, Yoma a Cammanà. Gianluca! Io direi, Gianluca, andiamo spediti sul nostro sito, sulla grande novità che tu ci hai già introdotto. Più veloce di quanto corri. Che cos'è e come sul sito è disponibile una pagina proprio dedicata alle statistiche, dove è possibile scaricare il rapporto statistico che vi ho fatto vedere l'altra volta. Qui già sul rapporto statistico. Sì, lì è possibile scaricare il rapporto statistico, ma in più è possibile anche scaricare il programma che io ho realizzato e ho fatto vedere brevemente l'altra volta, in formato zip, praticamente da scaricare e posizionare sul proprio PC offline, in maniera tale che uno se lo guarda con calma. Con questo programma che abbiamo visto l'altra volta è possibile ricostruire ciò che è proprio il proprio movimento. Io direi, diciamo, ripartiamo dalla home page per rifare l'accesso al menu. Sì, sì, sì. E questo è il famoso programma che dà la statistica individuale di tutti gli atleti. Sì, con questo programma è possibile vedere atleta per atleta i propri tempi, a quale gare hai partecipato, con quali risultati. E in più adesso, proprio perché abbiamo fatto le classifiche, è possibile vedere anche i punti e i punteggi presi. Quindi praticamente per ogni persona, sì, come se io volessi andare lì, cosa faccio? Clicco su Alberico di Cecco. C'hai la lista con tutti gli atleti, clicchi sul tuo nominativo e ti dirà a quale gare hai partecipato, con quali risultati, sia come tempi, come velocità, ma in più ti dirà anche quali punti hai preso, quelle delle classifiche che abbiamo visto prima, e perché hai preso quei punti. Quindi è una ricostruzione all'inverso delle classifiche che abbiamo visto. Ma posso fare una domanda che ti manda in crisi? Sì, sì, sì. Ho sentito parlare dei famosi chilometri WISP, caro capitano. Sì, chilometri WISP. Cosa sono? È una nuova unità di misura che ci siamo inventati noi. È diverso. Lo WISPometro. Col WISPometro. Perché col programma che stavi dicendo prima. Sembra più una bibita. Col programma di cui stiamo parlando è possibile avere, cliccando sul proprio nominativo, il numero di chilometri che sta effettivamente facendo attraverso le gare WISP. Cioè ogni gara, che ne so, sono 12 chilometri, 11 chilometri, a 21 chilometri, per te ti fa la somma di quello che tu hai partecipato. Secondo me faremo venire anche al nostro speaker ufficiale la voglia di tornare a gareggiare. Non credo proprio, ce ne vuole per farmi tornare la voglia a me a gareggiare. Con Alessio stavo pensando, mentre Gianluca parlava, che è stato fortunato domenica, non tanto perché non hai corso tu, ma quando non ha corso Gianluca stava facendo l'iscrizione. Però Alessio è stato fortunato perché gli ho dato il numero uno. Perché e non c'eri tu. Già avevi azzeccato pure la classifica, pure lungimirante. Vedi? Alessio, il tuo prossimo impegno che tieni tantissimo qual è? Io questa domenica avevo pensato di programmare un 5.000 metri in pista sul Mona, che era campionati di società.
E l'ho imposto come test questo 5000 perché vorrei provare a migliorare il mio crono e vediamo se riusciamo di anche. Quant'è? Io ho 16.06 che feci 3-4 anni fa. Scenderai nettamente sotto. Vediamo. Dai, tranquillo, tranquillo. Vedrai. E poi sei in preparazione per la mezza maratona del mare di Pescara, sì, per il giorno 28. L'half marathon, sì. Tu sei pescarese, come fai? Sicuramente, a non gareggiare e ben comportarti. Sicuramente parteciperò alla mezza. E tenere alti i colori di Pescara. Sì, assolutamente. Luigi Chiodi, abbiamo parlato di tutto e di più, ma non abbiamo parlato della 38esima edizione della Su e Giù per Giulianova. Il percorso rimane immutato? Percorso quello dello scorso anno ha aumentato di 800 metri al primo passaggio, primo giro, perché l'anno scorso erano 9 km e 200 più metri, l'abbiamo portato a 10 km aumentando 800 metri al primo passaggio, al primo giro, quindi il primo giro sarà di 5.3, 5.4, il secondo è di 4.6, quindi restano due giri, di cui uno è riservato alla passeggiata, come abbiamo detto, quindi tutti possono partecipare alla non competitiva. La partenza tutti assieme. Il sentore qual è nella non competitiva? Visto che veniamo da una manifestazione che tutti quanti siamo stati presenti, dove veramente. Ma il sentore della non competitiva, io penso che quest'anno qualche numero in più dovremmo farla con la non competitiva, perché oddio, se le 300 e passa persone al giorno che vanno a camminare, vuoi che 40-50 non vengano? Quindi già 40-50 è un numero sostanzioso, insomma. Mai come Teramo. Teramo ha un discorso totalmente diverso, il coinvolgimento delle palestre, insomma. L'università. Sì, l'università, le scuole. Io comunque volevo approfittare un attimino per ringraziare tutti gli sponsor che ci danno una mano per la riuscita di questo evento, perché chiaramente senza qualcuno che ti dà una mano non sicuramente riesci a poi lo faremo sia domenica che in altre occasioni ancora. Noi almeno a Giulianova siamo stati la prima associazione e rimaniamo ancora legata alle associazioni di volontariato, le quali ci danno una mano sia dandoci premi, per esempio la FIDAS mi viene in mente, la Croce Rossa, Protezione Civile, gli scout che ci danno una mano, ci danno materiale, collaborazione per la riuscita del Luigi evento. Siamo arrivati alla fine, secondo vogliamo ricordare, dottore, dove è il punto ritrovo? Campo Scuola, ormai chi ne Campo Scuola in zona Orti, Giulianova Lido. Chi non... Bene, purtroppo dobbiamo chiudere qui, ne avremo ancora tanto da dire. Alberico, diamo l'appuntamento la settimana prossima, grazie ai graditissimi ospiti e grazie a voi. E ci ha dato l'opportunità di andare in onda. Buona serata. Le nuove Homa Special Fit, realizzate in Phylon per un maggior comfort, sono meravigliose, come il coraggio di poter scegliere in libertà. Song ever. It was your best song.